Ora, questa è la strada che arriva da Skopelos. Di qua si va a nord verso Loutraki e tra 300 metri c'è Agnondas. Prima di Agnondas c'è questa salita. Volevamo andare in macchina, però abbiamo visto com'è messa la strada e abbiamo preferito andare a piedi. Tanto non è tanto lunga, sarà se no neanche un chilometro per arrivare alla spiaggia chiamata Marandos. Spiaggia, non so neanche se c'è la spiaggia. Una località Marandos con dei begli scogli. La strada vedo un po' messa male, eh? Anche se poi magari non è così la parte piatta che penso ci aspetti. Queste sono le condizioni della strada, a parte buona, a parte con fuori dei sassi, però diciamo non è che non si possa fare, ho fatto quella di Balos che era molto peggio di questa. Qua siamo alla prima curva in discesa. Sì, la strada è un po' dissestata, ripeto, si può anche fare, basta andare piano anche con la macchina. Questo è tutto in discesa verso il mare che vediamo lì sotto, di un verde per il riflesso dei pini. Sole battente, che sono circa le 3:30 del pomeriggio. Dopo la breve passeggiata siamo arrivati presso il mare, presso la punta Marandos, se non abbiamo sbagliato la pronuncia, se non ho sbagliato la pronuncia. Mare turchese, azzurro, secondo dei riflessi che prende. Leggermente mosso oggi, un po' di venticello, anche se non tanto forte, era più forte stamattina. E lì ci sono questi due barconi, belle barche, lunghe e sottili, barche a vela ma che vanno a motore sicuramente. E da questa parte qua, la zona proprio nord, lì a destra c'è Agnondas, che non si vede, dove sta dirigendosi quella barca da pesca, è all'interno di questo golfo. E lì andando verso nord si vede verso il Traki, Milia, le altre spiagge più a nord. E sullo sfondo là c'è l'isola di Ebewa, si dice, come si dice in italiano? Ebewa? Evia Ebewa. Mi sbaglio sempre questi nomi, comunque ci siamo capiti. Invece è il mare visto dalla strada che lo costeggia, con anche delle macchine parcheggiate. Il fondo, sì, dai, è fattibile, basta andare piano, è fattibile anche con l'auto.